you cannot hide. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. L'Isola Nera nasce da, in realtà il titolo sarebbe riferito alla scultura che presento in mostra, e quindi fa riferimento un po' a questa scultura, ma in realtà Isola Nera fa riferimento a me. Credo che sia un po' la condizione generale dell'artista. È una condizione di isolamento, soprattutto quella dello studio. Questo concetto in realtà mi sembra assolutamente appropriato rispetto alla Sicilia, cioè può essere usato anche per la Sicilia, cioè comunque è un'isola che viene sempre identificata come un posto straordinario per tutte le sue bellezze, architettonicamente e anche dal punto di vista ambientale. In realtà è in questo momento mi suggerisce un'immagine di decadenza tutto ciò che mi circonda in quest'isola, tutto quello che vedo. Ma potremmo dire nera anche perché, di fatto, lasciando stare il discorso della decadenza, secondo me è un sentimento quello nero che è proprio tipico della cultura siciliana, palermitana, qualcosa che ho ritrovato molto simile dall'altra parte dell'oceano, in Messico, un po' il gusto per tutto ciò che è oscuro, che è, non so, mi vengono in mente le catacombe, mi vengono in mente altre cose, non l'ho mai, al di là, ripeto, del suo aspetto naturalistico, in realtà l'ho visto sempre come un luogo oscuro. Isola Nera, mi piace anche legarlo al concetto all'idea che avevano greci della balena, l'animale isola, quindi insomma questo concetto ritorna all'interno della mostra sempre e ovviamente trova il punto di massimo nell'installazione della struttura. Il vulcano è la vita, la terra si è formata dall'attività dei vulcani, il magma nel suo fluire a valle diventa un animale che si trasforma in continuazione, che trasforma la materia fino a uno stato solido che nel corso dei millenni diventa qualcos'altro, diventa paesaggio e dà sostanza anche agli altri elementi, dà sostanza anche all'acqua, dà sostanza anche al mare, e il mare invece è il luogo dove si consuma la tragedia la tragedia ambientale della terra, cioè perché se pensiamo alla Fresh Island, se pensiamo allo stato dei mari, se pensiamo che tutto il sistema pianeta è basato fondamentalmente sul mare, da lì dipende tutto, dipendono le correnti, dipende la vita, e noi stiamo andando a intaccare proprio quel sistema lì. Quindi questi due elementi sono presenti nella mostra perché rappresentano un pochettino la vita e
quello che è diventato, che rischia di diventare ora, cioè la.